Non era scontato che riuscissimo nel nostro intento di continuare una battaglia che, come è stato detto da questo palco, non è una battaglia semplicemente a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori delle province, ma è una battaglia a difesa dei servizi e soprattutto dei servizi pubblici, contro chi questi servizi pubblici vuole privatizzarli.